internazionale farà il resto. Grazie. Grazie professor Lizza, anche perché ha legato, credo, in modo molto organico le due aree tematiche su cui si confrontano multilateralismo e bilateralismo nella politica estera italiana, cioè appunto la questione dei rapporti con la Russia e quella con il nostro vicino Oriente. Molto spesso le definizioni non sono soltanto parole. Parlare di vicino Oriente significa appunto rivendicare quella prossimità e quindi quella necessità di una politica più attiva, come nel caso della Libia, prima rimarcata dall'onorevole Terzi, e del Maghreb, a cui ha fatto riferimento lei. Credo forse il generale o altri... Molto rapidamente, perché vedo che è come quando Haydn ha composto la Sinfonia dell'Esatio, c'era il principe che non lasciava andare via in licenza l'orchestra, e allora Haydn compose una bellissima sinfonia in cui a un certo punto cominciava uno strumento a non dover suonare, allora quello si alzava e se ne andava, uno per uno se ne sono andati tutti quanti, e a quel punto il principe ha capito, noi stiamo capendo adesso. Molto rapidamente, con riferimento alla questione rapporti con la Russia, cioè, mi ha molto colpito questa analisi del professore sulle reali cause, sulle reali motivazioni. E a questo riguardo dico qualcosa che in qualche modo comporta questa visione, se si può confortare. Io faccio parte di un gruppo di generali che viene mandato a mentorare, a consigliare durante le grandi esercitazioni della NATO. Lo faccio dal 2011, da quando ho lasciato il servizio attivo. E nel 2011 ho cominciato a frequentare queste esercitazioni che erano concentrate su uno scenario di tipo peacekeeping. Si costruisce una carta geografica fittizia con dei paesi fittizi e una situazione di tipo politico, geopolitico, economico, sociale che richiede un intervento militare di un certo tipo. Quindi nel 2011 c'era questo scenario che si chiamava Cerasia. L'anno dopo Cerasia è stato sostituito con un altro scenario, lo scenario di Skolkan, che guarda caso riguarda il nord Europa Baltico ed è uno scenario che conduce a una situazione articolo 5, quindi conflitto con uno dei paesi dei Baltici che viene invaso da nord, perché fare tutto farlo invadere da est. Ora, questi scenari non si costruiscono overnight, ci vogliono un paio d'anni per prepararli. Perché io posso dedurre che la contrapposizione con la Russia fosse già immaginata da qualcuno a partire dal 2009, quando tutto sommato i rapporti si erano in qualche modo risaldati dopo la vicenda georgiana, il che in qualche modo appunto dà sostanza alle tesi del professor Lizza. Grazie. Prego, passo la parola all'onorevole Terzi. Mi scuso con Haydn. Ho la sensazione anch'io, avendo partecipato a un certo percorso nei rapporti con colleghi russi, sia a Washington che poi anche a Lavrov, eccetera. In 2020 c'è stata una grande occasione persa, che è stata quella del reset, il famoso pulsante che era scritto sbagliato, tra l'altro, come sappiamo, in russo. E l'occasione persa però non ha impedito il conseguimento di un successo notevolissimo, il negoziato sulle armi strategiche, fatto ancora e chiuso durante la gestione Medvedev, anche se Putin era sempre l'azionista di maggioranza. Ma quello che si diceva sulla posizione, sulla stensione russa, sicuramente molto importante e probabilmente fiduciosa del fatto che non ci sarebbe stato un regime change, cioè fiduciosa per l'esterno, ma chiaramente sapevano benissimo che c'era un'alta probabilità che Gheddafi sarebbe finito in seguito a no fly zone, bombardamenti, eccetera. Ma io ho la netta sensazione che questo problema della spiegazione del
dell'indignazione russa sulla Libia, così come l'indignazione russa sull'allargamento della NATO a est, è avvenuta in entrambi i casi a babbo morto, nel senso che se non ci fosse stata una primavera araba, diciamo poi tramutatasi molto rapidamente in massacro colossale, 10 milioni, la metà del paese maciullato in Siria e sfollato, più senza casa, cioè, se non ci fosse stato il problema della Siria, l'indignazione sulla Libia da parte russa avrebbe avuto connotazioni ben diverse. E diverse volte a Washington, l'ambasciatore nella prima metà del 2011, veniva avvicinato dei colleghi russi che dicevano: ma sei proprio, mi dici la verità quando escludi che la NATO stia facendo dei contingency planning per la Siria? Dico, contingency planning è vero, la NATO per la Siria, tu sei fuori dal mondo. No, no, perché sai, a Mosca c'è la sensazione che questo stia avvenendo in realtà. Cioè, questo gran grado di antagonismo, dico, la fine del reset, l'arrivo di Putin, l'esperienza libica, ma in relazione a un'ipotesi poi che succedesse qualcosa di analogo in Siria, paese nel quale la Russia ha interessi strategici ben diversi che in Libia in questo momento. E babbo morto, secondo me, è venuta anche l'argomento che tutta la questione ucraina è venuta fuori perché la NATO si sta allargando e vuole incorporare l'Ucraina. Ora, nessuna persona di buon senso all'interno dell'Alleanza Atlantica, ci può essere qualche neocon tardivo che ha pensato di inglobare l'Ucraina nella NATO, ma questo non è mai stato neanche lontanamente era reazione alla questione georgiana, tutta questa vicenda. Ma tanto è vero che poi non è mai stato un argomento pesante utilizzato per tutto il percorso. Se veramente ci fossero dei documenti, ci sono state analisi recenti molto interessanti su quello che è avvenuto nel famoso viaggio del febbraio 90 di Kohl a Mosca per parlare con Gorbachev e sugli impegni, non impegni, presi da Jim Baker nei confronti dei russi all'epoca, non ci fu mai nessun impegno formale che la NATO non avrebbe acquisito nuovi membri nelle nuove democrazie dell'est. Gli impegni formali, questo argomento poi non ha di fatto impedito lo spirito di Pratica di Mare nel 2002, quando abbiamo lanciato questa operazione di partenariato di sicurezza cooperativa in Europa. Il clima era tutta, vogliamoci bene, siamo tutti contenti, costruiamo qualcosa, ed è andato avanti diversi anni. Quindi questo argomento tardivo chiaramente viene utilizzato per la questione ucraina, per giustificare l'atteggiamento, un'azione russa che poteva essere un'azione sicuramente sul piano del diritto, all'alto commissariato per le minoranze nazionali dell'OSCE, eccetera, e invece ha preso il percorso militare. Conclusione, non posso non dire come il nostro rapporto nei confronti della Russia sia pesantemente condizionato dalla mancanza di una politica europea dell'energia. E condizionato non solo il rapporto con la Russia, ma condizionata all'economia italiana. Ora, c'è qualcuno in grado di spiegarmi perché noi, le nostre aziende e noi che siamo in questa sala dobbiamo pagare, amici come siamo, amici come il paese, amici come l'ENI della Gazprom, dobbiamo avere trattamento preferenziale sul piano dei prezzi, ma preferenziale per i russi e non per noi, nel senso che paghiamo il gas russo il 25-30% di più di quello che viene pagato sulla media europea. E allora la politica dell'energia è un must per l'Europa sul piano geopolitico, sopra anche le gasdotte, eccetera, ma è un must anche per lo Stato di diritto in Italia. Attenzione, noi dobbiamo essere trasparenti sui contratti, sui grandi contratti energetici, se no Roma Capitale avrà anche altri effetti anche su altri piani. Grazie. Grazie onorevole, credo forse qualcuno vuole aggiungere un'ultima. Io sono stanchissimo, sono stremato, qualche breve considerazione. Io ho la sensazione che tutti i paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti, abbiano fatto nei confronti della Federazione Russa una politica estera
dalla fine del bipolarismo in poi siano intendivalenti. In altre parole, non credo che alla Russia siano stati dati segnali chiari. Ci sono state continuamente aperture, tentativi di cooperazione in architetture di sicurezza comuni, frequentemente, prima della guerra del Kosovo, per esempio, che la guerra del Kosovo è chiaro che è stata percepita dai russi come un tradimento. E poi direi che lo schema si è continuamente ripetuto. Ci sono state aperture intelligenti, ci sono state assicurazioni intelligenti, ma ogni volta la Russia è stata messa in condizione di dubitare che l'apertura fosse sincera oppure no. Non sono convinto neppure, anzi sono certo che in questo momento la NATO non avesse l'intenzione di inglobare l'Ucraina, sarebbe una follia pura, ma credo che si siano dette, fatte cose negli ultimi anni che non abbiano consentito alla Russia di essere totalmente certa che questo prima o poi non sarebbe avvenuto. Alcune cose invece sull'Italia. Noi, e tutte le osservazioni di chi mi ha preceduto lo confermano, noi viviamo in una situazione di inevitabile schizofrenia, perché nel breve periodo non possiamo naturalmente non contrapporci all'iniziativa russa, non fosse altro per mantenere la serietà, insomma, degli impegni anche nel diritto internazionale. Dall'altro lato è evidente che l'Italia si deve porre un altro problema, che poi è il problema che mi sembra che sia stato posto da tutti i relatori precedenti, e cioè non tanto come trattare la Russia in occasione della crisi con l'Ucraina, ma come immaginare i futuri rapporti con la Russia. L'Italia e l'Europa si possono immaginare i rapporti conflittuali con la Russia nei prossimi 20 o 30 anni? E questa è la domanda fondamentale. E per rispondere a questa domanda io credo che sia da fare almeno due considerazioni. La prima, sulla quale io non sono in accordo con molte delle cose che leggo sui giornali o che sento anche nei commenti politici. La prima cosa che occorre fare è una valutazione delle potenzialità della Russia. Cioè, la Russia è davvero un paese in crescita e aggressivo, oppure è un paese in declino e in una sorta di spirale, forse paranoica, se vogliamo definirla così, io non la definirei così, ma di carattere difensivo e aggressivo. A me sembra che la Russia sia un paese a collasso. È un paese che negli ultimi 25 anni ha perso più potere di tutti gli altri, ed è un paese che del bene o del male credo che non avverta la propria politica come una politica di crescita. Non mi sembra che questo sia il tono neppure dell'assertività della politica di Putin. E la seconda domanda che io mi porrei è la stessa domanda che molti si ponevano negli anni 90. Ma incubo per incubo, e restiamo negli incubi, l'Europa dovrebbe avere più paura di una Russia troppo forte o di una Russia troppo debole? Io credo che in questo momento una Russia troppo debole sia uno scenario, nella situazione geopolitica attuale dell'Italia e dell'Europa, uno scenario assolutamente catastrofico. Cioè un'eventuale apertura di un vuoto di potere in Russia con l'inesistenza di una classe dirigente alternativa, perché non mi sembra che sia una classe politica alternativa in questo momento disponibile, se ci fosse sarebbe bene puntare su quella classe, ma non mi sembra che in questo momento ci sia. Allora io penso che dovremmo valutare, ecco, due scenari negativi. Il primo è quello di una Russia effettivamente assertiva e aggressiva che possa continuare questa politica degli ultimi mesi, l'altro io lo vedo ancora meno gestibile, e cioè l'apertura di un nuovo vuoto geopolitico. Ne abbiamo abbastanza, e credo che un'apertura di un vuoto geopolitico di queste dimensioni sarebbe, per l'Italia non ne parliamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti stessi totalmente ingovernabile. Grazie professore, se non ci sono altri interventi credo possiamo chiudere un tavolo. Abbiamo fatto molto esercizio di multilateralismo anche. Ringrazio la Camera dei Deputati che ci ha concesso l'uso della sala e ricordo soltanto che il 19 gennaio programmiamo una conferenza sempre alla Camera in una sala che sarà ancora, diciamo, da definire, troverete aggiornamenti sul nostro sito proprio sul soft power, quindi in ideale continuazione con quanto si è detto oggi. Grazie e buona serata.